Domani inizia il campionato, il Como riduce da un buon precampionato. Come arriva questo Como? Bene, bene, tranquilli, il lavoro non ha subito grossi intoppi, a parte l'infortunio di Fautario, quindi bene, bisogna sempre considerare qualche problemino che è normale, fisiologico, però tutto bene. Cosa si aspetta il mister da questa squadra? Come ho detto già più volte, il nostro obiettivo è provare a migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso in generale, quindi abbiamo cercato di fare un gradino in più tutti. Migliorare sicuramente anche la squadra, che è una cosa importante, quindi andare a intervenire quelle situazioni che secondo noi potevano garantirci qualche un miglioramento, diciamo, e dopo anche fare un passo in avanti sul piano della crescita. Questo è un gruppo che è cresciuto, secondo me, in maniera costante nel corso dell'ultimo anno e mezzo, e quindi l'obiettivo è quello di continuare. Il tifoso comasco che domani verrà allo stadio, che squadra vedrà? Ma vedrà una squadra solida, una squadra che è diventata grande, una squadra che ha le idee chiare, una squadra che ha un retaggio importante che se l'è costruito nel corso dell'anno scorso, però una squadra che ha anche l'umiltà e la determinazione per pensare che bisogna comunque mettere il 100% di se stessi ogni giorno della settimana e dopo anche la domenica per far bene. Domanda trabocchetto. Francesco Totti per lo scudetto rinuncerebbe un anno il gelato. Mister Colella per vincere la Lega Pro cosa rinuncerebbe? Ma io non ho particolari. Non ho idea. Non so a cosa rinuncerei. Al gelato? Perché il gelato? Forse sarà un vizio di Francesco Ah, Totti. perché. Non lo so, non so. Sinceramente non sono per queste cose. Come detto prima, sono molto più legato a logiche, a progressioni di lavoro che a promesse, esorcisti e cose del genere. Quelle cose Perfetto. là non mi interessano. Perfetto.